Sono le 2 del mattino del lunedì in Albis. Siamo in casa di Domenico Panico, a Giuliano, dove nessuno sembra intenzionato ad andare a dormire. Il ragù cuoce da ore e tutta la famiglia è in fermento perché ci si prepara a una pasquetta molto particolare. La meta dei nostri amici non sono spiagge o prati, ma il santuario della Madonna dell'Arco di Sant'Anastasia. Che raggiungeranno in pellegrinaggio a piedi, coprendo una distanza di oltre 20 chilometri. Il culto della cosiddetta Mamma dell'Arco si deve a un fatto prodigioso accaduto il lunedì di Pasqua del 1450. Si racconta che mentre si disputava una partita a pallamaglio, la sfera si impigliò in un albero che faceva ombra a un'edicola votiva, decretando la sconfitta di un giovane che, infuriato, prese a bestemmiare e scagliò la boccia contro l'immagine sacra. Miracolosamente la guancia della Madonna iniziò a sanguinare. Il popolo lesse nell'accaduto un monito celeste e scelse il pellegrinaggio penitenziale come mezzo per espiare i propri peccati e rendere omaggio alla Madonna. Mia figlia nacque prematura, mia moglie non stava bene e io ho fatto il voto alla Madonna e me l'ha fatta stare bene tutte e due. Quello che ha fatto la Madonna per me. Dopo la messa delle 4 del mattino, la gente si riversa in strada per una lunga processione e una serie di riti in onore della Vergine, raffigurata in una nuova scultura a linea realizzata lo scorso decennio e benedetta da Papa Giovanni Paolo II. Alle 5 del mattino la statua viene riposta nella sede locale del comitato che organizza il pellegrinaggio e ci si appresta a partire. Per me la Madonna è tutto. Porto i miei figli da quando erano piccolini perché la devozione io l'ho trasmessa a loro e loro sono contenti di venire con me dalla Madonna. Vengo scalzo perché ogni anno rinnovo sempre la mia fede verso la Madonna e c'è sempre una speranza in lei. Intanto, davanti al santuario, sacro e profano si intrecciano in un'esplosione di colore tutta partenopea. È credenza popolare che la Madonna dell'Arco protegga prostitute e carcerati. Mi è stata vicino anche ai momenti di dolori. Dolori enormi, di droga, esperienze di amicizie cattive. Ecco, per me lei è come una mamma, un'amica. Quest'anno c'è stato l'indulto e per questo è previsto un massiccio afflusso di ex detenuti che hanno attribuito alla Madre Santa i meriti della ritrovata libertà. Siamo ad Acerra, altro paese del Napoletano. Qui la devozione per la Madonna dell'Arco sembra assumere toni fortemente folcloristici. Le strade sono animate dalla sfilata di icone cristiane che partecipano a un concorso cittadino. È ora di pranzo e il corteo dei fedeli è ancora qua a godersi lo spettacolo. Ma non c'è pericolo di arrivare in ritardo al santuario perché Acerra e Sant'Anastasia sono confinanti. Quindi i pellegrini hanno molto più tempo di quelli di Giuliano per raggiungere la Mamma dell'Arco. La mia emozione la posso raccontare in 35 anni, che sono quelli nei quali io sono venuto qui e continuerò a venire per altrettanto. I nostri amici di Giuliano affrontano il tragitto a passo molto sostenuto, in alcuni tratti addirittura in corsa. È impressionante vederli alternare le orazioni a lunghi momenti di totale silenzio, in segno di rispetto e meditazione. Già quando ero incinta avevano un giomo al lato destro,
e si presumeva che era una bambina down. Io sono andata per devozione alla Madonna dell'Arco a piedi e invece la bambina è nata bene. Per una donna è una mamma, per noi è una mamma, è una santa, è una mamma. Vengo da Venezia, chi viene dalla Germania, per la nostra giornata. Santa Anastasia è invasa di gente che torna da ogni parte del mondo solo per la festa, accomunata dal desiderio di rinnovare un dialogo personale con l'immagine divina, perché legga nel cuore di ognuno debolezze e bisogni. L'attesa davanti al santuario è segnata da momenti di suggestione collettiva. Basta che un solo devoto si lasci andare alla commozione perché molti altri subito lo seguano, senza più riuscire a controllare le proprie emozioni. Ci sentiamo come miracolati quando andiamo in chiesa. Si pensa solo alla Madonna e basta. Tutto quello che succede è indescrivibile, è una cosa indescrivibile. Dopo ore di attesa sul sagrato, ciascun gruppo entra per 15 minuti in chiesa e dà libero sfogo ai propri sentimenti. C'è chi piange, chi urla, chi struscia le ginocchia o tutto il corpo al suolo. Nessuno sembra curarsi del giudizio degli altri. Esiste solo la Madonna. Comunque alla fatica si aggiunge l'emozione di arrivare qui e arrivi a momenti incontrollabili, incontrollati, nei quali veramente non comprendi più nulla. Il caldo, lo stress e la stanchezza possono provocare svenimenti e crisi isteriche. Qualcuno estremizza questo atteggiamento in una sorta di esternazione maggiore di fede che aumenta il lavoro degli uomini della protezione civile che collaborano con i responsabili del santuario per garantire l'incolumità dei partecipanti. Ricordo la prima siringa portata da un giovane drogato con ancora la droga dentro, fu una cosa che aveva un significato straordinario, perché se quel giovane ha portato quell'oggetto che gli serviva per bucarsi, vuol dire che era riuscito a liberarsi. Quando si è dentro all'interno della chiesa possono succedere cose che, non, sebbene calcolate e previste, non può impedire che accadano. Quando si entra in chiesa la Madonna si prega ognuno a modo suo. Cioè, chi è esterno, per esempio, la vocazione, per esempio, gridando, chi in silenzio. Nonostante gli eccessi, il sentimento che accomuna i devoti è la fede. Fede di chi sa di poter rendere partecipe una madre della propria sofferenza e ottenere sostegno e protezione, qualunque siano le colpe o i peccati di cui ci si è macchiati in vita. Nella pellegrinaggio alla Madonna dell'Arco, i devoti, proprio nella parte finale, compiono questa forte accelerazione con tutte le caratteristiche anche eccessive che noi ritroviamo dal punto di vista dei movimenti, dal punto di vista delle esasperazioni dei suoni. Il pellegrinaggio è già il viaggio devoto che permette l'espiazione e la purificazione fino
al momento conclusivo del rapporto diretto con il sacro. I pellegrini non si limitano a raggiungere la meta ambita, ma nella parte finale l'espiazione diventa quasi parossistica. È necessario celebrare il rito e renderlo evidente davanti a tutti, alla natura, al mondo, agli altri esseri umani, per raggiungere una identità quasi totale con il sacro soprannaturale.